Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Vogliamo riflettere insieme sulla misericordia in vista dell'anno giubilare voluto da Papa Francesco. La misericordia è iscritta nel nome stesso del nostro Dio. Quando Mosè chiese al Signore di fargli vedere la sua gloria, il Signore allora proclamò il suo nome dicendo: il Signore, misericordioso e compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore e nella fedeltà, che conserva la sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Ecco il nome di Dio, misericordioso e compassionevole. L'apice di questo sentimento di Dio è poi svelato dal profeta Osea, che rivela questa parola: il mio cuore si rivolta contro di me, dice il Signore. Ovvero, quando il Signore vede il suo popolo con tutti i suoi peccati, le sue infedeltà, e dovrebbe per esigenza di giustizia rompere l'alleanza, allora ecco, sente un sentimento nel suo cuore che lo vince, ed è la misericordia che vince sulla stessa giustizia di Dio. Io sono Dio, non un uomo, sono il Santo, sono altro da te e non vengo a te nella mia collera. La santità di Dio è innanzitutto misericordia. Il grande imperativo dell'Antico Testamento, siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo, sulle labbra di Gesù per noi cristiani diventa: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Buonasera a tutti. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Il nostro Dio è misericordioso e compassionevole. Questo è il suo nome, perché in lui c'è un prevalere della misericordia sulla giustizia. C'è un primato della misericordia su tutti gli altri suoi attributi. È la misericordia che svela che cosa sia la santità di Dio, la sua compassione che esplode a tal punto da vincere sull'esigenza di giustizia. Ebbene, noi peccatori accogliamo la santità di Dio come misericordia. Dunque, egli è tre volte misericordioso per noi. È un Dio diverso da quello che pensiamo come uomini. È un Dio altro, capovolto, al contrario. Aveva ragione Friedrich Nietzsche con la sua carica caustica e paradossale. Dio è morto a causa della sua compassione. Cioè è morto in Gesù Cristo perché Gesù mostrava la sua misericordia, ed è morto come idea e proiezione umana perché è nella misericordia, non nella sua potenza di demiurgo, che il nostro Dio si manifesta. A partire dalla rivelazione fatta da Dio a Mosè in tutta la Bibbia, il suo nome, ripreso nei Salmi, ripreso dai profeti, è misericordioso e compassionevole. Buonasera a tutti. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Abbiamo già accennato al contrasto tra giustizia e misericordia, un contrasto che appare a noi uomini, ma questo in realtà è un falso problema. Al riguardo è suggestiva, ma non appropriata, l'immagine rabbinica dei due troni di Dio, quello della giustizia e della misericordia. Il trono del giudizio sarà fondato sulla misericordia, dice il profeta Isaia. La misericordia è il principio per interpretare la verità e quindi la giustizia. Non a caso l'apostolo Paolo ricorda che la verità va fatta nella carità. Ogni via del Signore è misericordia, verità e giudizio. Mai la verità senza la misericordia, mai la giustizia o il giudizio senza la misericordia. Sì, la misericordia è la sostanza stessa del Vangelo, ha ripetuto recentemente Papa Francesco, e il cuore di pietra è quello che non ha spazio per la misericordia. Per questo Dio vuole darci un cuore di carne, cioè umano, vuole sostituire il nostro cuore disumano senza misericordia. Ciò che ha deciso l'umanizzazione di Dio, l'incarnazione di suo Figlio, Gesù Cristo, è proprio il suo amore, che quando esce da se stesso,
è misericordia. Dio è amore e la misericordia di Dio è il suo amore operante nella storia verso ogni essere vivente, verso i bisognosi e i sofferenti, verso i peccatori. È misericordia eterna, attuale, sempre. Buonasera a tutti. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Noi dobbiamo confessare. Ciò che di Gesù ancora oggi scandalizza non sono le sue parole severe, a volte dure, non scandalizza neppure il suo operare, perché si riconosce il suo fare il bene. No, ciò che scandalizza è la misericordia, interpretata da Gesù in un modo che è all'opposto di quello pensato da noi e soprattutto dagli uomini religiosi. A volte sembra che la misericordia sia invocata da Dio, sia augurata e facile da mettersi in atto, e invece, dobbiamo confessarlo umilmente, in tutta la storia la misericordia ha scandalizzato e per questo è poco esercitata. Basterebbe guardare le nostre storie personali, quanto c'è difficile perdonare, fare concretamente misericordia, lasciarci commuovere da chi è nel bisogno, fino a fare per lui il bene, omettendo di compiere ciò che avevamo pensato contro di lui. Il messaggio della misericordia scandalizza, non è capito soprattutto da quanti si reputano giusti, in pace con Dio, mentre invece la misericordia è compresa e attesa da chi si sente nel peccato, bisognoso del perdono di Dio. È stato così durante il ministero di Gesù, e così ancora ai nostri giorni, quando siamo interrogati da Papa Francesco proprio sulla nostra capacità di misericordia. Misericordia della Chiesa, misericordia di ognuno di noi verso chi ha sbagliato o chi ha bisogno del nostro amore. Buonasera a tutti. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Facciamoci una domanda. Siamo capaci di essere misericordiosi? Spesso siamo disposti a fare misericordia se c'è stata punizione, se c'è un castigo di chi ha fatto male, e diciamo che questa è giustizia, e poi siamo disposti a fare misericordia come correttivo della giustizia, se il peccatore è stato sufficientemente umiliato, se chiede misericordia come un mendicante. In ogni caso, stabiliamo dei precisi confini alla misericordia, perché pensiamo che certi errori, certi sbagli, certe scelte avvenute nel male e non più riparabili debbano essere punite per sempre dalla nostra giustizia. Per alcuni errori dai quali non si può tornare indietro non c'è misericordia. Dunque, la misericordia non è infinita, ma solo a precise condizioni può essere esercitata. Ecco il nostro tradimento del Vangelo. Ecco come la misericordia di Dio ci scandalizza. In altre parole, la sequenza delitto e castigo, titolo del celebre romanzo di Dostoevskij, è sedimentata dentro di noi, è incastonata nella nostra postura di credenti, ma dovremmo interrogarci se tale modo di esprimersi sia cristiano. Perché non riusciamo a comprendere che l'onnipotenza, la sovranità di Dio si mostra soprattutto perdonando? Solo alla luce di questa santità di Dio, di questa sua onnipotenza, si può vivere come strumento di buone opere e non disperare mai della misericordia di Dio. Buonasera a tutti.